40 anni di Croce Verde, 40 anni di volontariato. Siamo con il presidente della sezione venariese, Giuseppe De Carlis. Un giorno importante questo. È un giorno molto importante, sì. Abbiamo sempre avuto paura all'ultimo momento di non riuscire a fare le cose per tempo, di dimenticarci qualcosa, ma sembra che tutto stia funzionando, va tutto bene. Quindi l'emozione è veramente forte, non credevo, io personalmente ho 13 anni quasi di servizio in Croce Verde e pensando a questi 40 anni passati ho pensato a come si è evoluta la città di Venaria in 40 anni, com'era e come è diventata. E così nello stesso modo si è evoluta la Croce Verde, si è evoluta nelle sedi, nei numeri di telefono, passando dal numero 118 e adesso dal numero unico 112, nei protocolli e in tutto quello che concerne insomma la gestione della Croce Verde. Anche le autoambulanze, si può vedere quella com'era negli anni 60, 70, quella ancora prima, quando c'era diciamo il detto prendi e trasporta. Oggi abbiamo imparato anche a stabilizzare i pazienti, anche noi che siamo semplici volontari, quando non arriviamo col medico sappiamo già fare delle manovre e gestire il servizio. Oggi non si festeggia solamente la Croce Verde con i suoi 40 anni, ma anche la solidarietà. Questa mattina è stato donato un defibrillatore, un'ambulanza eredità della famiglia Ferrero e adesso in sala consiliare verranno premiati i volontari. Certo, è sempre un'esperienza aperta a tutti, dal nostro piccolo mondo diciamo della sezione di Venaria si estende, si allarga e ringraziamo la Croce Verde Torino perché di lì è nata la Croce Verde anche a Venaria, che ha compiuto l'anno scorso, ricordiamolo, i 110 anni, ma poi alla Croce Rossa e a tutte le altre associazioni che si sono sempre spese e si spendono per il volontariato, non solo nella sanità, ma anche come qui abbiamo i Vigili del Fuoco per quanto riguarda tutte le calamità e le emergenze. Celebrazione dei 40 anni della Croce Verde e la sezione di Venaria Reale. È stata una manifestazione eccezionale, soprattutto per la partecipazione delle altre associazioni del territorio che hanno riconosciuto l'importanza e la presenza del lavoro svolto dai tanti volontari sul territorio. È importante per tutti noi, per la comunità, l'attività che viene svolta dalla Croce Verde costantemente, con tutte le chiamate, tutte le uscite, molte volte in emergenza per salvare delle vite, quindi con l'urgenza e l'emergenza di intervenire su incidenti o su problematiche di salute comunque delle persone che vivono in città. E per questo motivo dobbiamo il nostro grazie a tutti loro per la costante dedizione, per la professionalità, per l'essere sempre aggiornati nell'utilizzo degli ultimi mezzi disponibili nei soccorsi che vengono impiegati durante le varie manovre, i vari interventi, per cui grazie ancora a tutti loro, a tutti i volontari per il lavoro che svolgono costantemente. Lei è una decana della Croce Verde, da quanti anni è in Croce Verde? 35 anni, sono entrata che avevo 56 anni. Com'è cambiata la Croce Verde da allora? Ah, parecchio, 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 molto, molto cambiata. Lei è la madrina? Sono stata la madrina di tre ambulanze e ho 97 anni. E ancora in attività? Ma insomma adesso non posso più perché dato la mia condizione di salute non posso più adattarmi, però ho molti contatti. 40 anni fa vi siete incontrati? No, prima. Prima? Un po' prima, perché 40 anni ormai eravamo già in funzione. Eravate degli amici e avete detto vogliamo fare una qualche cosa per no. Questa città. Come nasce? Nasce da un incidente. Un ragazzino che praticamente era sullo suo scooter piccolo è andato sotto un pullman ed è morto. Però è morto perché non è stato soccorso per tempo. Allora 5.000 persone di Venaria hanno firmato che volevano un servizio. Praticamente siamo partiti di lì. Chi eravate? A dire tutti i nomi è una cosa un po' inconcepibile. Di Venaria erano parecchi che c'erano. Però tra i soci fondatori siete tra lei? I fondatori siamo, diciamo pure, quelli che hanno tirato la baracca fino alla fine siamo stati io e Arturoni, che era già un capo squadra di Torino come ero io. Poi 40 anni fa questo sogno si realizza. Sì,
si è realizzato, siamo riusciti ad avere il servizio e va bene che, come dico, ho detto prima, che il ragazzo ormai a 40 anni è capace di andare avanti da solo. Ma c'è ancora un altro ragazzo che 40 anni li deve compiere? 38. Dove? Al Pignano. Congratulazioni. Grazie. 40 anni di volontario, cosa significa essere volontario della Croce Verde? Niente, non ci credo di essere arrivato a questo traguardo, non è un traguardo per me, basta solo ed esclusivamente poter continuare a trovare, il mio spirito è quello di trovarsi ogni nove notti con degli amici, e trovarsi, si ride, si scherza, si mangia un piatto di pasta asciutta e se c'è bisogno di dare una mano, diamo tutti quanti una mano. Cosa significa essere madrina di questi fantastici volontari? È una grande emozione, tu mi conosci molto bene. Io vivo per il volontariato, per la solidarietà. Voglio essere vicino alle persone pieno di grande umanità, di grande generosità e loro sono i nostri angeli della terra. Tra l'altro la famiglia di Benedetto ha anche donato un'ambulanza. Sì, 9 anni fa, nei 20 anni della morte di mia figlia. Il prossimo anno ci sarà qualcos'altro, forse per qualche associazione, se le mie forze economiche me lo permettono, perché tu ben sai a quante associazioni e quante cose faccio. Non riesco con le mie braccia, con le mie gambe a essere piena di volontariato per fare un qualcosa, ma sono vicino all'associazione con quello che posso. Rinuncio a tante cose, ma sono orgogliosa di essere madrina di tantissime associazioni. E tu ben sai, perché vivo di questo.